Terza partita di campionato, seconda vittoria, primo posto in classifica per la Virtus Ispica con Pozzallo e Megara. Questo dicono i numeri e la classifica del campionato di promozione, girone D. Ma commentiamola questa bella vittoria e prestazione dei ragazzi di Mister Saromonaca. Al Salvatore Gonzalez si è vista una bella partita, maschia e giocata ad alti ritmi, dalle due squadre che non si sono risparmiate. Nel primo tempo, leggera supremazia a centrocampo e possesso palla per gli ospiti, ma con conclusioni sterili. Dall'altra parte, una difesa virtussina ordinata che ribatte palla su palla e che riparte in contropiede. La prima metà di gioco finisce sullo 0-0. Nel secondo tempo la musica cambia e la Virtus ad avere il possesso palla ed ad impostare il gioco. Al 56esimo Mister Saromonaca indovina il cambio, esce il giovane Nicola Selangioni ed entra Marco Adamo, ed è proprio l'attaccante numero 20 a portare in vantaggio la sua squadra giallorossa. Infatti, dopo un batti e ribatti in area di rigore bianco-nero-verde, Marco Adamo la spunta e mette in rete, approfittando della confusione della difesa ospite. Subito il gol, il Floridia si proietta in avanti con sterili azioni che non impensieriscono un'attenta difesa virtussina. Al 76esimo il capolavoro di Mirko Peluso, che supera la difesa ospite e con un cucchiaio mette in rete, battendo l'incolpevole portiere. Il Salvatore Gonzalez esplode in un grido di gioia. Il resto dei minuti non dice niente e non cambia il risultato. Che dire, solo complimenti ai giocatori, all'allenatore, alla dirigenza, con in testa i presidenti Piero Fidelio e Corrado Donzello, e a chi sta dietro le quinte, vale a dire il direttore generale Salvatore Moltisanti e il direttore sportivo Ettore Cannella. Si è creato un bel amalgama che sta dando i risultati sperati. Lo diciamo sempre che è ritornato il calcio ad Ispica, anche se si gioca a Rosolini. Questa settimana godiamoci il primato, mercoledì c'è la Coppa Italia e la Virtus è impegnata a Palazzolo Acreide contro il Siracusa. Domenica altro derby contro l'Atletico Scicli, che ha perso per 1-0 contro l'RG Siracusa ed ha perso pure il primato. A fine partita abbiamo intervistato l'autore del secondo gol virtussino, Mirko Peluso. Mirko Peluso, oggi qui a Rosolini contro il Floridia, una grande partita e un gran gol. Sì, sono molto contento di aver fatto questa prestazione, e sono contento super giù per la mia, soprattutto per la mia città, per aver giocato per la mia maglia. Sono molto contento, grazie. Questi ragazzi che hanno indossato la mitica maglia virtussina sotto gli ordini di Mister Saromonaca: Federico Tomas Gesualdi, Andrea Zocco, Antonio Toscano, Adriano Di Dio, Ciccio Presti, Andrea Buscema, Mirko Peluso, Giuseppe Laghina, Attilio Sirugo, Enrico Paternò, Nicolas Lancioni, Vincenzo Renno, Fabrizio Bonaventura, Santiago Solari, Giuseppe Milana, Andrea Cavallo, Marco Bonaventura, Giorgio Filpi, Sergio Di Benedetto, Marco Adamo. Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.